È un concetto molto bello quello di intraprendenza e molto attuale. Io penso che la differenza possa essere tra le tante questa, cioè l'intraprendente riguarda chi sei, l'imprenditore riguarda cosa fai. Cioè tu puoi anche essere un dipendente che ha sempre lavorato per una multinazionale con il contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, però sei una persona intraprendente, nel senso che intraprendente vuol dire che intraprendi. No? E quindi ci metti del tuo, vivi la vita come fosse un'avventura, non come qualcosa di programmato sempre necessariamente. L'imprenditore invece di base è intraprendente, diciamo che è difficile che tu faccia l'imprenditore, però puoi essere anche che, cioè, in Italia soprattutto, secondo me uno dei grossi limiti dell'imprenditoria è che molto spesso abbiamo imprenditori di seconda generazione, cioè figli di imprenditori, dove questo concetto dell'intraprendenza purtroppo si perde un po', perché tu sei nato all'interno di quell'azienda, sei imprenditore nel senso che sei diventato l'amministratore delegato dell'azienda di tuo padre o di tua madre, però tendenzialmente non hai quello spirito. Quello è uno spirito che io trovo molto nella cultura anglosassone, l'intraprendenza. E penso che la cultura anglosassone ce l'abbia dentro, cioè penso anche alla differenza fra protestanti e cattolici, cioè i protestanti hanno più quest'indole di dire se tu non mi permetti di sposarmi faccio uno scisma, quindi non è che sto lì a prendermi l'amante, invece la cultura cattolica è più mi scudiscio, tendenza, e questo si ritrova anche nella professione, cioè io penso ai giovani che magari mandano 10 curriculum, non risponde nessuno, in Italia magari si deprimono e diventano dei NEET. Quindi che è secondo me, il vero problema a livello professionale di questo paese, cioè persone che non cercano il lavoro, non lo hanno, non studiano, non fanno niente. Dall'altra parte invece l'approccio più anglosassone ho mandato 10 curriculum, non mi ha risposto nessuno, beh, sai cosa faccio? Adesso fondo una mia azienda che tra 10 anni acquisirà l'azienda che mi ha rifiutato. No? Questa voglia di mettersi in gioco e di rivalsa verso la società, che poi, come tutto, può generare anche dei mostri, soprattutto dei mostri di frustrazione, però dall'altra parte è quello che fa girare l'economia. E quindi secondo me oggi essere intraprendente, ancor più che essere imprenditore, è essenziale, perché anche se siamo dipendenti, comunque dobbiamo costruirci il nostro futuro professionale. E se sei intraprendente, tendenzialmente lo fai. Io sono un fan dell'intraprendenza, quindi ti ringrazio per questa domanda e per questo format che hai ideato. E quando ho letto, infatti, persone intraprendenti, ho detto: eccomi, sono nel posto giusto.